Montecatini, Toscana, al centro dell'Italia. Un nome che da secoli significa acqua. Acqua che fa bene, acqua che dà salute, acqua che guarisce. Sembra provato che già gli antichi romani conoscevano e apprezzavano le qualità di quest'acqua. Ma la prima sicura testimonianza sul suo uso terapeutico la troviamo in una lettera del mercante pratese Francesco Di Marco Datini, scritta nel 1387. Risale a 30 anni più tardi la prima citazione scientifica, quella di Ugolino Simoni, professore di medicina nell'Università di Pisa. Il resto è storia recente. Peraltro da queste parti la storia, quella importante che lascia nei libri nomi e date, è passata diverse volte. Annibale, con le sue armate in marcia su Roma, poi nel Medioevo i Longobardi, le lotte fra i Guelfi e i Ghibellini, le discordie fra le città toscane. Ma ogni tanto gli uomini si dedicavano più saggiamente alle opere di pace, a migliorare le proprie condizioni di vita, e in quei momenti si ricordavano dell'acqua. E così, attraversando fasi alterne di fortuna, dopo periodi di abbandono, le terme di Montecatini risorgevano sempre. Proprio 200 anni fa, infine, il Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo I, si dedicò alla ricostruzione delle terme, dotandole di strade, giardini, palazzi e stabilimenti, cosicché, come ci racconta un cronista dell'epoca, in meno di 9 anni i bagni di Montecatini risorsero a nuova vita e divennero un asilo di delizie e di salute. In epoca recente, la società a partecipazione statale che gestisce il complesso termale ha dato impulso a tutte le sue strutture, costruendo nuovi stabilimenti e ammodernando gli altri. Da 200 anni dunque cresce progressivamente la fama di quest'acqua e da tutto il mondo si viene a Montecatini a riacquistare la salute. Ma a chi fa bene l'acqua di Montecatini? Intanto, precisiamo, si tratta di diversi tipi di acqua, ognuna con qualità proprie che la distinguono per l'azione specifica sull'organismo. In generale, le principali malattie che si curano a Montecatini sono quelle del fegato, dell'apparato digerente, del ricambio e dell'apparato locomotore. In particolare, per quanto riguarda il fegato, l'acqua di Montecatini aumenta la secrezione biliare, attiva il tono della colecisti, cura la litiasi. L'azione sull'apparato digerente si esplica variamente a livello dei diversi organi, eccitando e normalizzando la secrezione dello stomaco, tonificandone la motilità e correggendone lo stato infiammatorio della mucosa, equilibrando gli stati ipercinetici dell'intestino, migliorandone gli stati infiammatori e regolando le fermentazioni. Bisogna poi ricordare che le acque di Montecatini, favorendo il metabolismo dei grassi, riducono il colesterolo nel sangue, che è una delle cause più importanti dell'invecchiamento precoce e dell'aterosclerosi. Questi gli effetti delle acque usate per la bibita. Ci sono poi le acque usate per i bagni, la Leopoldina e la Giulia, indicate per le affezioni reumatiche e per le affezioni linfatiche e cutanee. C'è ancora l'acqua del cratere Grocco, usata per il fango, nella cura delle artropatie croniche e subcroniche, delle fibrositi, delle nevriti e dei postumi di fratture. Per chi ha dunque anche la necessità di praticare i fanghi, è possibile abbinare questo tipo di cura a quella classica di Montecatini, e cioè la bibita delle acque, tettuccio, tamerici, regina, torretta e rinfresco. Negli stabilimenti di Montecatini, infine, utilizzando le acque termali, opportunamente trattate, è possibile praticare tutta una serie di cure complementari. Ricordiamone alcune. In primo luogo, i bagni. Carbonici, ozonizzati, sulfurei e salsoiodici.
le docce. La massoterapia, generale, parziale, elettrica, subacquale e sottopioggia. Qui per esempio siamo nel reparto di idroterapia inalatoria, dove sono in funzione modernissimi impianti per inalazioni e aerosol terapia. In altri reparti infine si praticano le applicazioni di maschere facciali con fango termale, seguite da docce filiformi ed altre cure eudermiche. Naturalmente tutti questi trattamenti vengono eseguiti da personale specializzato sotto la direzione dei medici delle terme. E a questo proposito ricordiamo che a Montecatini ogni stabilimento è dotato di un proprio reparto sanitario che caso per caso dà le opportune indicazioni anche per quel che riguarda le modalità delle varie cure. Ma le attrezzature della più grande città termale italiana non finiscono qui. Ci sono anche gli stabilimenti per l'imbottigliamento delle acque e per l'estrazione dei sali. L'acqua di Montecatini, infatti, si può bere anche a casa propria. Naturalmente, la vera cura va fatta sul posto, continuandola, semmai, al proprio domicilio con l'acqua imbottigliata. Un'ultima avvertenza. La cura a Montecatini è bene che sia fatta per un periodo di 15-20 giorni. In determinati casi può essere ripetuta una seconda volta nello stesso anno. Abbiamo visto prima quello che succede nel nostro corpo grazie all'azione benefica dell'acqua. E intanto, intorno a noi, cosa succede? Siamo nella sala di mescita di uno degli 11 stabilimenti termali di Montecatini. Gli ospiti bevono, passeggiano, bevono, chiacchierano, mentre un'orchestra discretamente alterna musiche della Belle Époque alle ultime canzoni di successo. L'atmosfera è distesa, rilassata. Le preoccupazioni di tutti i giorni, le telefonate, gli affari, i lavori domestici, sono lontanissimi, scomparsi. La vita acquista un volto tranquillo, sorridente. E mentre l'acqua scorre, scorre, ci si lascia trasportare, galleggiare. È un po' come vivere in un acquario. Il dovere dell'ospite di Montecatini è riposare. Perché la cura possa svolgere in modo completo la sua azione, occorre che all'organismo siano evitati i traumi, le scosse, le irritazioni che la vita di oggi distribuisce con generosità. E tutta la città di Montecatini è predisposta proprio a questo: offrire all'ospite il relax più assoluto. Di giorno parchi grandissimi dove passeggiare tranquillamente, riempiendosi i polmoni di aria pura. Il parco in cui si estende la zona termale si compone, per chi ama le cifre, di quasi 500.000 di metri quadrati di boschi, pinete, giardini. E di notte il divieto di circolazione di tutti i mezzi di trasporto. Il silenzio diventa irreale perché è abituato ai rumori della città. Ma invece è vero, il sonno dell'ospite è sacro. Naturalmente tutto ciò non vuol dire che si dimenticano le normali gioie della vita, prima di tutto la tavola. Siamo in Toscana e questo già dice qualcosa ai buongustai. In particolare da queste parti, antichissima e famosa è la produzione di olio e di vino. Ma non si va a Montecatini proprio per curarsi lo stomaco, il fegato? Niente paura. La buona cucina, basata molto spesso sulla produzione locale, è la cornice. In questa cornice ci sono i menu dei vari alberghi, ognuno con le sue specialità, che tengono rigorosamente conto delle prescrizioni mediche. Sono i cosiddetti menu dietetici. Poi, ancora relax.
magari sotto forma di una nuotata in piscina, per mantenersi in forma e, perché no, per prendere un po' di tintarella. Ma ci sono anche altre alternative, come ad esempio le gite nei dintorni. Montecatini, Toscana, abbiamo detto all'inizio. Qui siamo infatti nel cuore di una regione ricca di attrattive culturali e turistiche. Le bellezze naturali si alternano a località storiche, monumenti, opere d'arte che hanno pochi eguali nel mondo. Il tutto nel raggio di poche decine di chilometri. Montecatini, insomma, è come un trampolino sulla Toscana. Qualche esempio? Per cominciare, Montecatini Alto, sede della città medievale. Ci si va in funicolare, un trenino da paese dei Balocchi costruito ai primi del Novecento. Mentre si sale, il panorama si allarga sulla vallata, scoprendo, fra boschi e uliveti, lontani abitati, e lì, sotto, i rossi tetti e i palazzi della moderna città termale, sepolta nel verde. Nel periodo del suo massimo splendore, sul finire del XIII secolo, la città, ricca di chiese, campanili, palazzi e conventi, aveva due rocche, 25 torri e 7 porte entro la cinta delle forti mura. Le vestigia del passato, nel rarefatto silenzio delle colline, pur tra i segni della vita di oggi, portano lontano nel tempo, in una dimensione di sogno, di incantesimo. Ma naturalmente ci si può spingere un po' più lontano. Firenze è a 40 km da Montecatini. Pisa, la città della Torre Pendente, a 45 km. Siena, la città del Palio, a 90. Lucca, altro centro storico di grande interesse, a 28 km. Pistoia a 16. Il Mar Tirreno a 45 km. Ma la sera si torna a Montecatini, in albergo. E diciamo allora due parole anche sull'attrezzatura alberghiera. Montecatini dispone di circa 400 fra alberghi e pensioni di tutte le categorie, da quelle di lusso alle piccole pensioni familiari. In tutto fanno oltre 14.000 letti. E infine la domanda alla quale le agenzie di viaggio di tutto il mondo non avranno difficoltà a dare risposta. Come ci si arriva a Montecatini? C'è solo l'imbarazzo della scelta. Vediamo un po'. In treno. Siccome è a metà strada tra Firenze e Viareggio, sono tre quarti d'ora di viaggio da una parte e dall'altra. Firenze è collegata con il nord Italia e perciò con l'Europa centrale con numerosi treni, nazionali e internazionali. Questi ultimi, in particolare, giungono direttamente da Svizzera, Austria e Germania. Dal sud si arriva a Firenze da Roma in 3 ore. Viareggio, a sua volta, è su una linea ferroviaria assai frequentata che verso il nord si collega con Genova, Torino e fra le nazioni europee, in particolare con la Francia. Automobile. Vale lo stesso discorso fatto per il treno. Montecatini è una stazione di uscita dell'autostrada Firenze-Mare. Dalle due estremità di tale autostrada partono altre autostrade. Da Firenze l'autostrada del Sole, che verso il sud va a Roma, a Napoli e quindi verso le regioni meridionali d'Italia, mentre verso il nord punta a Bologna e poi di là si diparte in varie direzioni. Prima direzione, verso Milano, la Svizzera e il sud-ovest della Germania. Seconda direzione, verso Verona, il Brennero e, conseguentemente, l'Austria e la Baviera. Terza direzione, verso Venezia e la Jugoslavia. Da Viareggio sale al nord un'altra autostrada che raggiunge Genova e di qui la Costa Azzurra, oppure Torino e di qui, attraverso i valichi alpini, varie località della Francia e della Svizzera. Infine, l'aereo. Con un'ora di pullman, da Montecatini si raggiunge l'aeroporto di Pisa, oppure quello di Firenze, e di qui partono voli che permettono, con opportune coincidenze, di proseguire per ogni parte del mondo. C'è ancora qualche scusa per non venire a Montecatini? Ah, certo, Montecatini è aperta solo un mese l'anno, nei restanti 11 mesi è imprigionata in una morsa di neve e ghiaccio. Naturalmente abbiamo scherzato. A Montecatini il clima è mite, fresco d'estate, temperato d'inverno, e le cure termali si possono praticare con eguale giovamento in tutte le stagioni dell'anno. Perciò le terme sono aperte tutto l'anno. Ed è aperto, in particolare, il più moderno degli stabilimenti di Montecatini, che è anche il più moderno d'Italia, l'Excelsior,
dove si possono praticare tutte le cure, bibite, bagni, fanghi, inalazioni. Crediamo così di avervi detto l'essenziale su Montecatini, attrezzata e funzionale città termale e nello stesso tempo amena e confortevole località di villeggiatura. E allora, che cosa aspettate? Arrivederci a Montecatini.